Allora, intanto do questo avviso, ragazzi, c'è una postazione praticamente di ristoro dove saranno consegnate delle bottigliette. Io chiedo gentilmente nel corso più o meno per un raggio di... Io ho perso i miei atleti. Andrea, deve vincere, mi raccomando. Dai ragazzi. Grazie. Dai. Alla grande! Bravi ragazzi! No, è il video, non la foto. Meglio. Ciao ragazzi. Dai, un sorriso per la stampa. Dai, un sorriso! Grazie, grazie. Dai, ok! Prego, devi passare.
Dai, dai, ragazzi. Ok, dai. Bravi, bravi. Mi raccomando, Dai, bravi. Bravi, ragazzi. Bravi, sorridete per la stampa. Sì, è normale. Bravi, ragazzi, dai. No, mica, ma che so fare di un Mac. Ciao, ragazzi. Ciao. Quanto manca? Parecchio, parecchio, direttore. Ciao. Ecco, in questo momento, giusto? No, è l'inizio. Dai, ma che appena un'ora e mezza, ragazzi. Ciao, ragazzi. Antonio, dai, deve essere il primo, muoviti. Ciao, ragazzi. Bravi, dai, dai. Dai, Vincenzo, che sei il primo del gruppo, dai. Ciao, ragazzi. Sì, sì. Ma dove l'ho messo? In casa. E però mandiamo a te le sveva. Riccardo, ciao, ragazzi. Riccardo, no, no. Rick, ciao, Riccardo, dai, ecco, è sempre quello, una foto, fermatevi un attimo, dai, un attimo, video, dai, ok, ciao, allora, l'ultima del gruppo. Dai, Tiziana, che ce la fai! Dai, che ce la fai, ti! Vai! Attenzione, spostati! Ciao! E vai! Ciao, ciao! E come andare gli scatti, siamo San Andrea. No, cerco di andare i carri. È bellissimo, ex. Vedi qua di lato. Luciano, mi devi far passare, Luciano. Ciao, Luciano. Ragione, però è un'eccezione alla regola. Stiamo cercando di fare un... Non è bloccato, cerca di venire seguendo il mio... il senso di marcia. Cioè, perché grazie. Non è bloccato, capito? Non è un po' sì, matematica. Io ti stringo le chiappe per mantenermi, la dipendo dal moto. Questo signore lo... Ti ripreso, eh? Vai, ragazzi, siete i primi siete. Ciao. Dai, sei il primo. E da là fanno passare, vedi? Come è bella via, guarda.
Bellissimo. Vai. Dai, vedi che ce la fai. Vai Tiziano, hai raggiunto il gruppo. E facciamo le scorciatoie, eh. Dai ragazzi, i primi siete. Da 4 chilometri ancora, 4 chilometri. Metà dell'opera è fatta, metà dell'opera. Stata la mite. Che cosa spara? E c'ho solo la testa, eh? Grazie. A questa. Ne, ne fermiamo. Ne, non muori di nuovo! Vai. Metà dell'opera! Vai! Siamo alla metà! È bello così al contrario! Sì! È bello che appunto li difendi in questa maniera! Dai ragazzi! Che addome a fermare, perché sei? E sti tutti, guarda! Oh, i primi! Ciccio, beh, non credo che serva il cellulare, dai! Vai! Grazie a voi! Metà dell'opera, metà, dai! Una ripresa al nostro collaboratore! No, ti ho ripreso, non ti preoccupare! Vai Franco, dai, abbiamo finito! Non stringere, gli occhi ci fanno fare un favore. Dai, Michi! Metà dell'opera! Dopo fai di nuovo un altro giro! Famosissimi! I primi! Buona volontà. Ecco le impavide donne del gruppo. Dai ragazze, non vi arrendete, questi uomini. Siamo al 38° chilometro. Sì. Dai, non pic. Vedi, quando c'è la buona volontà si fa tutto, anche le salite. Oh, what the fuck, agra. Vai Mimmo, ci vuole buona volontà. Ti dà fastidio? Assolutamente no. Grazie Anto. No, ma io lo so, tieni in mano quello. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie.
vicino. È voglia. È voglia, è tutta una ripresa che stiamo facendo. Spegnete i cellulari. Vai via. Qualcuno si ferma, qualcuno si ferma. No, c'è un signore dietro. Dietro, dietro. Dai, Ricky. Dai. Avanti, in piazza. Hai anticipato, stavi dietro, hai anticipato. I ragazzi miei, dove sta? Dietro. No, avanti, avanti. Avanti, ciao. Ciao. Avanti il passaggio, la signora. I primi, vedi, uno e due, primo posto e secondo posto. Tony, io ti difendo sempre. Vai, vai, vai. Sì, sì. Certo. Dai, ragazzi. Ehi, Peppino. A mia destra. Le prime tre donne del gruppo, vedi? Le prime tre donne del gruppo. Oh. Primo, secondo e terzo posto, vedi? Bellissimo. Primo, secondo e terzo posto. Non vi litigate quando arrivate al traguardo. Vedi che gruppone dietro. Sì. A questo, per fare un primo quadro, questo è primo piano. Entrambi, ciao ragazzi. Vedi che li riprendi tutti a questo ritmo, eh? Questa è la coppia di prima, vi ho ripreso. Cheese. Questo è il gruppo di testa. Dai, è il gruppo di testa. Il mega gruppone. È il gruppo di Dai, testa. Dai ragazzi. Oh, aspetta. Ma Riccardo. Ole! Beh, noi mo ci conviene andare in santuario. Porta Barletta! Sì, ti piaceva la messa! Ti devi sedere al contrario! Ma per fatta che... Grazie ragazzi! Primo ci ha arrivato già! Sì! Dai, ci siamo arrivati! Dai, fai la cosa, appenditi qui. Michele e Nant, Nant fa la scelta che stamane. Oh, Michele. Ciao Michele. Ciao, ci parte da presa fa. Tutto si fa partire. Tu vedi? Bravi ragazzi! Stanno un po' qua niente, ma io faccio che hai il cavallo. Ciao Nico! Ma non ci voglia! Allora!
questo mi sta di fregare tu, questo posso andare. No, no. È possibile qui. Vedi, vedi. L'ultima fatica. Dai ragazzi! Lo scambio amichevole. Numero 70. Ehi, allora, vedo un servizio. No, oh sì. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono in rappresentanza della LILT sezione provinciale Barletta Andrea Trani, porto i saluti del presidente Michele Ciniero. Io sono l'avvocato Giuseppe Cafagni e faccio parte del direttivo della sezione provinciale LILT, Lega Italiana appunto per la lotta contro i tumori, che è presente sul territorio provinciale da più di un anno. Si è costituita il 14 febbraio del 2012 e opera, come capite bene, per la lotta alla prevenzione delle malattie tumorali, quindi nell'ambito oncologico. E la LILT è lieta di poter oggi prendere parte a questa bellissima manifestazione sportiva e di condividerne il senso e il significato, perché chiaramente la prevenzione delle malattie oncologiche passa dall'attività fisica oltre che dalla buona alimentazione, e quindi oggi questo connubio porta sì che è sicuramente condivisibile questa scelta fatta dall'associazione, e io ringrazio il presidente e i consiglieri dell'associazione appunto Madonna dei Miracoli, e mi sia consentito un saluto anche a un consigliere, l'avvocato Giando Di Renzo, comunque, che è un simpatico collega, e comunque sia io veramente ringrazio per la generosità e il contributo che viene rivolto, per cui non ho altre parole se non un grazie e una buona domenica a tutti. Possiamo lavorare insieme, perché noi oltre a tutte le iniziative che facciamo come associazione siamo anche nel sociale, quindi collaboriamo insieme alcune volte. Non voglio dilungarmi perché vedo che un clima così mormoroso non interessa nulla della premiazione, quindi penserei di passare direttamente
e passo la parola al presidente dell'Associazione Madonna dei Miracoli, Giuseppe Confalone. Grande! Ciao ragazzi, grazie a tutti, grazie di aver partecipato. Io mi scuso praticamente a nome anche degli organizzatori per quel piccolo disagio che purtroppo si è verificato. Io so anche che durante il percorso si sono verificati altri disagi. Purtroppo non è colpa nostra e credeteci, organizzare una marcia non è facile, per i corridori è facile venire, fanno l'iscrizione e corrono, per noi diciamo non è facile, se poi noi incarichiamo ordine pubblico e comunque gli altri poi ovviamente poi ci creano questo disagio di servizio, non è colpa nostra, quindi io mi scuso praticamente anche a nome diciamo dell'Associazione Madonna dei Miracoli e anche della comunità dei padri agostiniani. Prima di passare alla premiazione vorrei soltanto ringraziare alcune società sportive come l'ASD Barletta, Sportiva Enzo Cascella, Gruppo AMA, Libero, ASD Trani Maratoneti, Pedone Riccardi di Biceglie e poi ovviamente il gruppo forse più numeroso, Andrea Rans. Ok, penso diciamo almeno queste sono le associazioni che comunque mi sono recapitate, quindi se esiste un altro gruppo magari ce lo fa sapere così magari lo citiamo. Comunque io. Brava! Brava! Invitiamo Antonio Manuto a premiare la nostra quinta classifica. Ole! Di Leo Mariangela, pettorale 187. Brava, terza classificata di Bari Lucia. Dai il video, poi di lanciare. Poi fai la foto, fai il video e foto. Seconda classificata, Lomonte Benedetta. Benedicta. Egoista, certo. Perché no? Perché non dovrei esserlo. Alla seconda classificata fa la premiazione il vicepresidente dell'associazione, Saverio Zagaria. Cosa succede? Non succede nulla, che confusione si fa. Per la prima classificata, Marianna La Sala. Quindi chiamiamo il presidente dell'associazione Linte a preparare. Vai campagna! Come avete visto i nonni ci sono dei bigliettini e quello è il premio dei trattamenti che l'estetico, il centro estetico Pisani ha offerto. Queste sono le cinque premiate di questa settima edizione di La Marcia Maria. All'anno prossimo, grazie. Ora passiamo alla premiazione della sezione maschile. Qui sono sette. Lo staff tecnico. Sono più fortunati perché cominciamo dal settimo premio. Bruno Riccardo. Offerto da Mondo Sport. Settimo. E sesto, la sola Giuseppe,
Rasola Giuseppe, anche offerto da Mondo Sport. Senza spezzare il filmino, lo devi spezzare per forza. Se devi fermare il filmino, possono scendere. Quinto classificato, Marmo Nicola. Quinto classificato, Pialulli Giulio. Chiamiamo la collaboratrice Manuela. 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 A premiare, su. Dai, dai. Dai. Vai Manuela. Bacia, tu bacia. Brava. Okay. Terzo classificato, Matarrese Giuseppe. Anna Olanda. Oh, da Lupemia, boh. Che pensi? Brava. Ok, tu stai all'angolo. Oh, vai. Vai. Ok. Bacio, bacio, bacio. Bacio, bacio. Secondo classificato, Cannone Luca. Se n'è andato. Se n'è andato. Cannone, cannone. Se n'è andato, cannone. Cannone, è sparito, cannone. Rappresentante. Allora premia. Ma c'è Luca? È solo momentaneamente assente. Sei ingegnato. Sei ingegnato, sono asciutto. Non c'è. È di Luca, dai. Bravo Luca! Ora aspettiamo se viene. Dai, premia il presidente. Nel frattempo passiamo al primo classificato. Miglietti Pino. Premia padre Mennato, rettore di questo santuario. A cui dopo passiamo la parola. Bravo! Bravo! Allora io volevo solamente ringraziare l'Associazione Santa Maria dei Miracoli per l'organizzazione. Chiaramente in tutte le cose possono esserci miglioramenti, noi ci auguriamo l'anno prossimo di essere ancora più puntuali e più bravi nell'organizzare. A voi i complimenti, perché vedere tanta euforia dopo 10 km di corsa significa che ce n'è ancora di birra da poter spendere. E allora continuate a giocare in questo modo, sicuri che crescerete bene, insomma. Auguri e complimenti a tutti voi per la partecipazione. Grazie. Grazie. Di nuovo grazie a tutti, vi ricordo praticamente che troverete delle foto sulla pagina di Facebook Amici del Santuario. Quindi se qualcuno magari ha fatto anche delle foto e ce le fa recapitare,
io vi dico grazie. E adesso la festa continua, perché comunque si continua a ballare. C'è sempre.